Bentornati amici di Pendragon, oggi siamo qui per vedere una novità che abbiamo portato in anteprima player, che trovate già in tutti i negozi. Si tratta di un gioco di carte, si chiama Warehouse 51 o Warehouse 51, se vogliamo chiamarlo all'italiana. È un gioco d'aste e adesso andiamo a vedere rapidamente come si gioca. Apriamo insieme la nostra scatola del gioco, che contiene ovviamente un regolamento molto completo, ricco di figure, molto veloce, come vedrete. Poi abbiamo delle branche di gioco, ce ne sono una per ogni giocatore. Il gioco va da 3 a 5 giocatori. Ogni giocatore dovrà scegliere una branch, le branche sono tutte uguali e servono a ricapitolare lo schema dei punti vittoria che si possono fare a fine partita e danno un nome al vostro personaggio. Quindi, una volta che avremo scelto le nostre branche di gioco, che disporremo sul tavolo, poi troviamo dei lingotti, eccoli qua, vediamo se riesco a tirarli fuori rapidamente. I lingotti sono la valuta del gioco. Ogni giocatore inizia la partita avendo a disposizione 10 lingotti. I lingotti in avanzo ci serviranno come moneta che potremo prendere durante la partita. Ci sono poi altri token nella scatola, abbiamo due token certificati di autenticità, che dopo vedremo a cosa servono, e questi altri token invece che sono i token del banco dei pegni. Perfetto, la scatola poi contiene ovviamente le nostre carte, adesso andiamo a vederle e andiamo a vedere insieme come funziona il gioco. Nel gioco il governo degli Stati Uniti sta fallendo e ha bisogno di fare cassa, e per fare cassa ha pensato di mettere all'asta le reliquie più preziose che ha raccolto di tutti i tempi. Queste reliquie sono contenute appunto nel famoso magazzino 51. Le reliquie sono di vario tipo e sono contenute in queste carte che rappresentano delle casse di vari colori. Quindi prenderemo tutte le casse e le metteremo in mezzo al tavolo. Le casse sono di quattro colori, quindi abbiamo carte gialle, carte verdi, carte blu e carte rosse. Perfetto. Ogni giocatore dovrà competere con gli altri giocatori al tavolo in una serie di aste per aggiudicarsi il maggior numero di oggetti, di reliquie possibili, soprattutto cercando di fare in modo da ottenere dei set di reliquie che gli permettono di ottenere dei punti bonus a fine partita, come è riportato sulla plancia dei giocatori. Tuttavia, le reliquie presenti nelle nostre casse non saranno tutte vere. Infatti abbiamo questo altro mazzo di carte, che sono le carte falso, che verranno estratte a caso all'inizio della partita, quindi verranno mischiate, se ne metterà una tra ogni giocatore al tavolo e queste carte, le altre invece verranno messe da parte. Le carte falso che abbiamo messo tra i vari giocatori rappresentano le reliquie che sicuramente saranno false e che quindi alla fine della partita verranno scartate e non contribuiranno ai nostri punti vittoria. I giocatori hanno a disposizione alcune informazioni inizialmente per sapere quali sono le carte reliquie false e quali no. In particolare, ogni giocatore potrà all'inizio della propria partita controllare le due carte falso che ha accanto a sé, quindi quella alla sua sinistra e quella alla sua destra. Potrà prendere, guardarle in maniera ovviamente segreta, senza farle vedere agli altri giocatori, e avrà così delle informazioni che poi potrà sfruttare durante la partita per cercare di o semplicemente evitare di acquistare le reliquie che sa essere false, ma anche magari spingere altri giocatori in un gioco al rialzo, diciamo, a spendere molti soldi per una reliquia che sa essere falsa. A questo punto abbiamo preparato il nostro setup di gioco, possiamo scegliere un primo giocatore e partendo appunto dal primo giocatore che abbiamo scelto, verrà scelta una cassa da aprire. Ovviamente si può scegliere una qualsiasi cassa che è ancora disponibile nel gioco. Mettiamo che il primo giocatore decide di aprire la cassa blu. Si rivela la reliquia al suo interno e a questo punto partirà un'asta tra tutti i giocatori per aggiudicarsi questa reliquia. Come funzionano le aste? Allora, le aste funzionano, se sono delle aste aperte, funzionano in questo modo. Partendo dal primo giocatore,
Dichiarerà una certa somma di lingotti che si vuole investire per aggiudicarsi questa reliquia, e dopodiché, procedendo in senso orario, tutti i giocatori potranno rilanciare sulla offerta precedente. L'ultimo giocatore che rimane nel rast e che ha dichiarato la cifra più alta, sostanzialmente si aggiudicherà la reliquia. Come vediamo, le reliquie possono avere, hanno quasi sempre un testo di gioco e possono avere due simboli, o una stella o una croce. Questi due simboli indicano se l'effetto della reliquia è un effetto benigno o invece malevolo. Perché? Perché poi tutte le reliquie che portiamo a casa nel nostro set avranno degli effetti che ovviamente influenzeranno la partita. Per esempio, il corno dell'unicorno ci permetterà di eliminare una carta falso dopo che è stata rivelata, che ha un effetto ovviamente molto forte, perché a fine partita, quando le carte falso vengono palesate, possiamo decidere di eliminarne una che magari rendeva falso un oggetto che è presente nella nostra collezione. Quindi è un effetto positivo molto molto forte. I soldi che vengono spesi dal giocatore che si aggiudica l'asta non vengono rimessi al centro del tavolo, ma bensì vengono dati al giocatore alla sua sinistra. Esiste un altro tipo di asta che possiamo vedere quando il giocatore che ha conquistato l'ultima reliquia sceglie lui quale aprirla. Per esempio, ne rivela una che ha questo simbolo, non ha né una stella né una maledizione, ma ha questo simbolo che è un pugno chiuso. Questo significa che per aggiudicarsi questa reliquia, i giocatori, invece che un'asta aperta, come quella che abbiamo spiegato, dovranno fare un'asta al buio. Come viene un'asta nascosta? I giocatori, tutti quanti, prenderanno un determinato numero di lingotti dalla propria riserva che hanno a disposizione, li metteranno nel proprio pugno, in maniera tale da non farsi vedere ovviamente dagli altri giocatori, e poi, quando tutti i giocatori sono pronti, apriranno insieme la mano e riveleranno quanti lingotti hanno voluto investire per ottenere la reliquia. In questo modo è praticamente un'asta, non so, a buste chiuse, possiamo dire così, tanto per capirci. In questo modo, ovviamente, il giocatore che ha voluto offrire in maniera nascosta più lingotti otterrà la sua reliquia. E ovviamente, come al solito, i lingotti del giocatore che ha ottenuto la reliquia finiranno al giocatore alla sua sinistra. Mentre i lingotti degli altri giocatori che non si sono aggiudicati la reliquia ritorneranno nelle rispettive riserve. Ma cosa succede se a un certo punto ci ritroviamo con una penuria di lingotti, ma vogliamo comunque fare un'offerta per una reliquia che è stata rivelata perché magari ci interessa per completare un set e ottenere punti vittoria alla fine della partita? Beh, possiamo sempre nel nostro turno, a patto di avere 5 o meno lingotti a disposizione nella nostra riserva, impegnare una reliquia che possediamo. Possiamo darla sostanzialmente al banco dei impegni. Per farlo, semplicemente prenderemo un gettone, del banco dei impegni e lo posizioneremo sopra la reliquia che vogliamo impegnare. In questo modo otterremo dal banco dei impegni, ovvero dalla riserva dei lingotti che abbiamo posto in mezzo al tavolo, 5 lingotti che potremmo aggiungere alla nostra riserva e potremmo utilizzare per l'asta che abbiamo in corso in questo momento. Le carte impegnate rimarranno impegnate fino alla fine del gioco, momento in cui potremo riscattarle. Per riscattare una reliquia che abbiamo impegnato al banco dei pegni, dovremo pagare al banco dei pegni 10 lingotti d'oro. Se alla fine della partita abbiamo nel nostro set di reliquie una carta con un effetto benevolo che ci permette di utilizzare i certificati, prima di rivelare le carte falso che ci sono in gioco, potremo appunto prendere un certificato e assegnarlo a una delle nostre carte. In questo modo, anche se verrà rivelata come falso una carta che noi abbiamo certificato, la carta risulterà comunque a tutti gli effetti essere vera e quindi non verrà scartata dal gioco. Quando tutte le reliquie sono state assegnate ai vari giocatori, la partita termina. Si procederà a questo punto, se si vuole, a riscattare le carte impegnate, ad assegnare i certificati di garanzia e poi verranno rivelate le carte falso. Tutte le reliquie
che corrispondono a dei falsi, come per esempio queste, dovranno essere scartate e quindi non concorreranno più a dare punti vittoria ai giocatori che le avevano comprate. Quando tutte le carte false sono state eliminate dal gioco, si procede al conto dei punti. Ogni carta ha un valore di punti che dà al proprio giocatore e in più vengono fatti dei punti bonus a seconda dei set di carte che sono stati creati seguendo lo schema indicato nella tabella. Oltre a questo, anche i lingotti che vengono eventualmente avanzati dalle aste, contribuiranno a fornire ulteriori punti vittoria per la partita. Il giocatore che ottiene il maggior numero di punti vittoria vince. Adesso siete pronti a svuotare le vostre tasche per accaparrarvi le reliquie più potenti della storia e noi ci vediamo con un prossimo video e un prossimo gioco. Ciao!